È martedì 12 luglio 2022 alle 5 all'alba. Guardate che meraviglia, arrivati da Soverato. Ci troviamo adesso in questo connubio di informazione, tecnologia, ma soprattutto accoglienza, cura dei malati. Questo è l'ospedale di Serra San Bruno, che tutti ne parlano male, molti ne parlano male perché dicono andrebbe chiuso, ci sono medici che non sanno adempiere il loro lavoro, la struttura è sporca. Non è così, non è così, e ve lo dico perché subito. Guardatelo intanto dall'esterno, è meraviglioso, è pulito. È un ospedale dove una volta nascevano i bambini, un ospedale dove c'era la cardiologia, c'erano un sacco di reparti. Sentiamo sullo sfondo il rumore delle rotelle, della cerza. È un signore che viene qua a pulire perché tutti i parcheggi siano perfetti sempre. Infatti guardate anche gli alberi meravigliosi. Questo è l'ospedale di Serra San Bruno. Come vedete già c'è gente che di prima mattina si reca al suo interno. Oltre al pronto soccorso che funziona regolarmente, abbiamo la medicina che è bellissima. Io anni fa sono venuto per il diabete e vi devo dire la verità, mi sono sentito come a casa. Mi hanno curato benissimo. Hanno trovato la terapia giusta, mangiavo bene. Uno dice: ma come fai a mangiare bene in ospedale? Si mangia bene all'ospedale di Serra San Bruno, sembra un albergo a 3 stelle. Si mangia bene, è pulito, gli infermieri si danno da fare, sono degli psicologi gli infermieri, riescono a entrare nella tua psiche e ad aiutarti. Cioè tu esci rinato sia a livello fisico sia a livello psicologico. Quindi l'ospedale di Serra San Bruno, io parlo al comune di Serra, a tutte le istituzioni della Calabria, andrebbe rinnovato, migliorato, quindi andrebbero secondo me aggiunti altri reparti. Magari chissà, un domani ritornare ad avere il reparto dove nascono i bambini sarebbe stupendo. Quindi un ospedale a Serra San Bruno è una gioia. Guardate qui, hanno fatto la panchina che c'è scritto "Sediamoci sul giallo, Endopunk". La voce di una è la voce di tutte, per la sensibilizzazione, scusate, sull'endometriosi, che è una malattia che colpisce, purtroppo a livello sessuale, la sfera femminile. Quindi ospedale di Serra San Bruno, venite, fanno i raggi. Io voglio salutare, il radiologo scopo a casa, che ormai è una vita, che qua c'era pure Barbara, primo mio parente, grandissime persone. Voglio salutare il dottor Malvaso, che è al pronto soccorso, e poi ci sono i medici come il chirurgo Calabretta, è già andato in pensione, insomma, Bertucci, ci sono un sacco di medici qua che hanno fatto la storia di questo ospedale, hanno fatto la storia, ma soprattutto questo ospedale è un punto, di incontro, di interesse, di accoglienza per tutte le Serre Calabre, perché lo sappiamo meglio che Chiaravalle funzionava, adesso forse fanno solo le analisi. Soriano forse verrà riaperto, forse, ma siamo sempre sul chi va là, no? Cioè l'unica certezza è l'ospedale di Serra San Bruno. Per andare a Soverato arrivi morto, oppure ti devono prendere con l'elicottero e portare a Catanzaro. No, abbiamo Serra San Bruno, facciamolo funzionare. Quindi io mi rivolgo con questo video alle istituzioni, fate qualcosa, non lo fate morire. Questo è un ospedale che ha bisogno anche di gente professionale. Qui adesso sono arrivati un sacco di nuovi infermieri, di OS, bravissimi, che meritano, che lavorano. Voglio salutare anche Vigliarolo, che è un infermiere di Simbario, che è venuto qua. Quindi mi raccomando, ospedale di Serra San Bruno, dopo aver visto questo video, magari chissà, un domani qualcuno decida di finanziare o inserire altri reparti, eh? Mi raccomando, salutiamo anche Daniela Pupo, che è una bravissima, ragazza che lavora proprio qui all'ospedale, reparto fisioterapia. Quindi vedete, è pieno di reparti qui, pieno. Venite a fare le analisi del sangue, venite all'ospedale di Serra San Bruno, c'è il reparto, poi magari alcuni tipi di esami li mandano a Vibo. Ma che volete di più? Un ospedale nel vostro territorio è importantissimo. È come una scuola, forse di più. C'è anche il reparto di lunga degenza qua, dove ci stanno magari le persone che si devono curare per un po' di più. E
e poi è pulito, è meraviglioso e c'è una vista panoramica che nessun ospedale ha. Cioè dall'ospedale di Serra San Bruno è possibile vedere non solo Serra, perché Serra San Bruno è stupenda, ma vedere anche tutto intorno, le montagne di Serra San Bruno, che quando poi nevica in inverno, dalla finestra dell'ospedale di Serra San Bruno avete uno spettacolo che è qualcosa di immenso. Quindi l'ospedale di Serra San Bruno credo sia la struttura migliore che c'è al momento nel territorio delle Serre, andrebbe in qualche modo preso al centro dell'attenzione magari di qualche tematica politica affinché, anziché chiuderlo come vorrebbero alcuni, possa continuare a vivere, a prosperare e a diventare un albergo sempre più bello, sempre più grande e sempre più accogliente. Un saluto a tutti a GIJ da questo meraviglioso ospedale, è tutto. Chiudiamo in diretta con l'alba che si vede tra questi maestosi alberi che sicuramente sono anche centenari.